Protesta sotto la prefettura, appuntamenti mancati da parte delle aziende. Cosa intendete fare e che risposte avete avuto, dalla dottoressa Monea? Allora, oggi purtroppo abbiamo appreso dell'ennesimo rinvio da parte di KSM Sicilia Polis, ma soprattutto del fatto che, indipendentemente dall'assenza delle due aziende, neanche l'ASP si è in qualche modo concessa dal punto di vista dell'incontro sindacale richiesto. Oggi in prefettura abbiamo appunto sollecitato l'esigenza di vederci prima che scada il mese in corso, per tutta una serie di vincoli anche derivanti dallo stesso capitolato d'appalto e per il fatto che allo stato attuale neanche quel minimo di accordi che si è riuscito a definire in DTL che riguardano il numero delle assunzioni da fare, la tipologia di contratti da mettere in campo, le aziende fino ad ora le hanno, diciamo, minimamente rispettate. Tanto che ci troviamo con la maggior parte dei lavoratori assunti a tempo determinato e con contratti che hanno visto una decurtazione economica che va oltre il 50% rispetto alla situazione iniziale. Gara al massimo Ecco. ribasso che in qualche modo ha visto violare assolutamente le indicazioni ministeriali rispetto agli inquadramenti, quindi rispetto ai minimi contrattuali. L'ente ha avallato questo bando di gara dando spazio ad un massimo ribasso di oltre il 34%, se non ricordo male, che ha messo nella condizione i lavoratori di vedere, nonostante la norma non lo preveda assolutamente, una decurtazione salariale Di oltre il 50%. eccessiva, oltre il 50%, Quanti sono i esatto. lavoratori coinvolti? I Quanti lavoratori erano a monte e coinvolti quanti sono erano a adesso? monte 54, adesso circa 48. Dico circa 48 perché anche qui a molti di loro non è stata chiesta neanche la disponibilità di essere assunti, nonostante nel bando di gara sia prevista una clausola di salvaguardia che dice che devono essere interessati tutti comunque in continuità con il lavoro precedentemente svolto. Precedenti incontri, l'ufficio del lavoro, le aziende continuano a essere indisponibili e che tipo di tempi vi siete dati, grazie anche adesso alla mediazione della prefettura che avete Noi coinvolto? auspichiamo entro questa settimana, al massimo inizi della prossima, di avere risposte dall'ente, quindi dall'ASP di Catania, perché oltre questa data rischiamo appunto di rendere inefficaci alcuni nostri, diciamo, alcune nostre azioni che vanno nella direzione, ahimè, anche di mettere in discussione lo stesso bando di gara. E questo è quello che chiederemo all'ASP di Catania, perché dentro un contratto gestito in questi termini lo spazio per avere lavoro dignitoso non c'è. Paradossalmente oggi conviene essere disoccupati e prendere 1.000 euro di naspi piuttosto che andare al lavoro per 450 euro mensili.